L'Ascoli forse ha deluso un po' le aspettative, soprattutto in fase offensiva. Il Torino ha vinto di misura. Io direi di partire subito così col vedere le immagini, perché la spinta iniziale del Torino è stata veramente eccezionale. Ecco, vediamo una azione, diciamo pure emblematica, i gemelli del gol. Sala, che è stato molto attivo, forse uno dei migliori oggi in campo. Palla a Graziani, anche lui scatenatissimo. Qui il portiere Pulici blocca con disinvoltura. E questo appunto per mezz'ora il Torino ha attaccato. Qui al 14esimo, 15esimo circa, il gol. Guardate bello stacco, di precisione, Graziani segna. Poteva però Graziani raddoppiare. Qui ci sono le esultanze, il Torino appunto stava veramente dominando. E qui Graziani invece una palla facile che mette fuori. A questo punto è diventato protagonista il Pulici dell'Ascoli, il Pulici portiere. Ecco ancora Graziani, e questo è Patrizio Sala. Patrizio Sala che ora opera un passaggio a Pileggi. Il colpo di testa di Graziani e la grande parata di Pulici. Pulici ancora, Sala, veramente un motorino, il colpo di testa di Pulici e il no di Pulici portiere. Cosa ha fatto l'Ascoli? L'Ascoli ha cercato di riprendersi con molto ordine, chiudeva molto bene e qualche volta si è affacciato, come in questa occasione. Ecco Moro ed ecco Bullo, Bullo appunto che rischia molto ma salva. È una delle poche azioni del Cagliari. E ancora il Torino che conduce, qui è Pecci, regista sul centrocampo, palla Graziani, esterno della rete. E prima della chiusura del primo tempo, siamo sempre nel primo tempo che è stato molto bello, ecco l'Ascoli ed ecco Iorio, peccato, ha sbagliato forse il tiro. Siamo nella ripresa e ora assisteremo ad un palo a traversa, Bullo, vedete, poi il portiere Pulici si salva come può e l'arbitro poi arresterà per gioco palloso di Graziani sul portiere. Ora invece ci sarà un'azione, Gasparini ora palla a Scorza, da Moro per Scorza, ed ecco la grande parata di Terraneo. Scorza finta, entra in area, tira, Terraneo esce a accorciare le distanze e salva il Torino dal pareggio. Il Torino però potrebbe raddoppiare, il gran bel tiro di Sala che sfiora la traversa. Ecco, vedremo ora subito dopo Scanziani che mancherà d'un soffio, tirerà al lato. Sarebbe stato troppo, il Torino di misura ha vinto, ma ha vinto con pieno merito.